Olivetti linea serie 100. Le macchine per scrivere elettroniche portatili linea 101, 103 e 104 vennero prodotte in Messico per la Olivetti a partire dal 1994. Condividevano, con i modelli precedenti della serie T-Personal 500, la stessa elettronica e meccanica, ma differivano per una carrozzeria di color beige chiaro dalle linee più tondeggianti. Il modello linea 101 era quello con le prestazioni minori, non avendo né display né memorie, ma condividerà con gli altri tre modelli tre passi di scrittura ed una velocità di stampa massima di 12 caratteri per secondo. Il modello linea 103 era quello intermedio, venne dotato di un display a cristalli liquidi da 16 caratteri per la correzione degli errori di battuta e la marginazione a destra del testo. Il modello linea 104 venne dotato di una memoria di 7000 caratteri e di un display da 24 caratteri e della stampa bidirezionale. Questi modelli, con piccole differenze di colore, vennero commercializzati dalla Olivetti con altri nomi. Ad esempio, la linea 101 come Olivetti Dora 201 e Royal RT 6100. La linea 103 come Olivetti linea 603 e Olivetti Dora 203. La linea 104 come Olivetti linea 604 e Olivetti Dora 204. Il disegno della carrozzeria in materiale plastico, con coperchio ribaltabile ed un'unica manopola girafoglio posizionata a sinistra della carrozzeria, venne elaborato da Mario Bellini, Michele De Lucchi e Alessandro Chiarato. Con la serie linea, la Olivetti terminerà la produzione di macchine per scrivere elettroniche portatili.